immancabilmente l'ombra calata dal tempo di Lovecraft, e però penso che ancora un paio di no, neanche ce ne vogliono ancora parecchi, perché ci sono non siamo alle ultime pagine. Allora, che cosa mi induceva a credere che la stanza delle macchine e il tunnel per gli archivi centrali fossero due livelli più sotto? In base a cosa supponevo che 4 piani più in basso si aprisse una di quelle orribili botole fasciate di ferro? Ipnotizzato da quell'irruzione del mondo dei sogni, cominciai a tremare e mi trovai in un bagno di sudore gelato. Cioè, lui si accorge proprio che tutto quello che vede in qualche modo corrisponde a quello che ha sognato, no? Cioè fa parte del contesto orrifico. In questo passato morto da milioni di anni, queste rovine sotto questa luna sinistra, no? Nella notte, il vento che sospira in modo minaccioso, in mezzo al deserto, in mezzo al nulla che si stende per centinaia e centinaia, migliaia di chilometri quasi, no? Dato che appunto la città più vicina è a 1500 km, una bella distanza, e lui improvvisamente si rende conto che il sogno si fonde con la realtà. Ed è questo appunto un topos della letteratura lovecraftiana. E qui sentiamo proprio tutto, cioè vediamo che Lovecraft tende ad essere sempre più analitico, man mano che passano gli anni, tende ad essere sempre più analitico e approfondito, no? Mentre prima, per creare un certo effetto, spendeva poche frasi, adesso ti mette pagine intere, no? Forse era meglio all'inizio, no? Forse era più incisivo, adesso forse appunto questa dovizia continua di particolari forse, come dire, squalifica un po' la qualità del racconto. Poi, come la goccia che fa traboccare il vaso, sentì un debole ma insidioso spiffero freddo levarsi da una sorta di depressione in mezzo al mucchio di rovine, e immediatamente, come era già successo una volta, la visione svanì e non rimasero che la luna maligna, il deserto minaccioso e l'enorme tumulo di pietre che sprigionavano antichità. Oggetti reali e tangibili, ma pregni di infinite suggestioni notturne e misteriose. Ecco davanti a cosa mi trovavo. Perché il soffio d'aria fredda poteva significare una cosa sola: la presenza di un vasto spazio sotterraneo nascosto dai blocchi disordinati in superficie. Il mio primo pensiero fu per le sinistre leggende dei neri sulle grandi capanne di pietra sotto i megaliti. Avrei detto aborigeni, ecco, più che leggende dei neri, diciamo leggende degli aborigeni. Sotto i megaliti, luoghi dove accadevano cose orribili e soffiavano i grandi venti. Poi ripensai ai sogni e gli pseudo ricordi mi affollarono la mente. Che razza di posto si trovava sotto di me? Quale primitiva e inconcepibile fonte di miti o di incubi ancestrali stavo per scoprire? Esitai solo un momento, perché ciò che mi sosteneva e mi spingeva a lavorare, nonostante la paura, era qualcosa di più della semplice curiosità e dello zelo scientifico. Mi muovevo automaticamente, come nella stretta di un fatto costrittore. Misi in tasca la torcia e, lottando con una forza che non avevo creduto di possedere, spostai prima un blocco gigantesco e poi un altro, fino a essere investito da una corrente d'aria la cui umidità contrastava stranamente con l'aria secca del deserto. Sotto di me si spalancava un crepaccio nero e, quando alla fine ebbi spostato tutti i frammenti abbastanza piccoli da potersi muovere, la luce cadaverica della luna mi indicò un'apertura sufficiente da permettermi di passare. Tirai fuori la torcia e proiettai il raggio luminoso nell'apertura. Sotto di me c'era un caos di pietre cadute che inclinavano verso il basso, con una pendenza di circa 45 gradi, e sembravano il risultato di un antico collasso.
Fra la superficie del cumulo e il livello del suolo c'era un pozzo di oscurità insondabile, intorno al cui orlo intravedevo arcate gigantesche sopraffatte dalle macerie. Sembrava che in quel punto le sabbie del deserto poggiassero direttamente su una struttura colossale che risaliva alla giovinezza della terra. Scusate, la mia tosse cronica. Alla giovinezza della terra, anche se non riuscivo, né riesco a immaginare come fosse sopravvissuta a ere di convulsioni geologiche. Ecco, una cosa che ci appare inverosimile, no? Ma avrebbe potuto invocare qualche incantesimo, qualche magia, anche se il racconto è più fantascientifico che appunto stregonesco. Come ha potuto sopravvivere questa città al passare di milioni e milioni di anni? Cioè, nel senso, se esistessero delle rovine che risalgono all'epoca dei dinosauri, è abbastanza difficile pensare che possano affiorare alla superficie. Dovrebbero essere sepolte da un tale strato di sedimenti, no? Cioè essere in profondità, a meno che un sommovimento della terra, no? Magari l'innalzarsi di una catena di montagne e la rsbalza verso la superficie, no? La fa affiorare dal fianco di una montagna, mettiamo, no? Però cioè, da quanto ne so io della geologia, quel poco che so, dovrebbe trovarsi a una notevole profondità, non potrebbero affiorare. Poi i massi avrebbero dovuto essere, come dire, consunti completamente dall'azione, degli agenti atmosferici, no? Le cose, i fossili o le rovine possono conservarsi proprio perché sono sepolte e sono al riparo dalle intemperie, dall'azione erosiva del vento e della pioggia o delle alluvioni. Quindi diciamocelo che tutto il contesto appare abbastanza inverosimile. In retrospettiva, la semplice idea di un'improvvisa e solitaria discesa in un abisso così misterioso, specie se si considera che nessuno sapeva dove mi trovassi, sembra il culmine della follia, no? Cioè, effettivamente uno dice, ammetto di essermi comportato come un pazzo. Forse lo era. Comunque, mi imbarcai senza esitazione nell'impresa, no? Cioè, proprio sempre per il discorso della falena tirata dalla fiamma, no? Lui si comporta esattamente in questo modo e vedremo che il meccanismo è lo stesso e anche i risultati. Si manifestarono di nuovo l'attrazione e il senso di fatalità che sembravano aver diretto i miei passi. E con la torcia accesa a intervalli per risparmiare le batterie, cominciai una folle discesa lungo il sinistro e gigantesco cumulo di rovine che si trovava sotto l'apertura. A volte, se trovavo buoni appigli per le mani e i piedi, procedevo a viso in avanti, ma quando ero costretto a reggermi in modo più precario, voltavo la schiena all'abisso, dando la faccia ai mucchi di megaliti. Ai miei fianchi si innalzavano vagamente, in due direzioni, le pareti scolpite in rovina che cadevano sotto il raggio della torcia. Ma davanti a me la tenebra era assoluta. Durante la discesa persi la nozione del tempo. Il mio cervello era talmente affollato di immagini e frammenti allusivi che le cose oggettive sembravano ritrarsi a distanze incalcolabili. Le sensazioni fisiche erano inesistenti. E persino la paura si era ridotta a una rabbiosa, inattiva chimera che mi fissava impotente. Finalmente raggiunsi un pavimento regolare disseminato di blocchi caduti, schegge in forme di pietra e sabbia e detriti di ogni tipo. Da un lato e dall'altro, forse a 10 metri di distanza, sorgevano mura massicce che culminavano in volte immense. Mi rendevo vagamente conto che erano scolpite, ma la natura dei rilievi era al di là delle mie capacità di percezione. Le volte erano quello che mi impressionavano di più, perché il raggio della torcia non ne vedeva il culmine e illuminava con chiarezza solo la parte inferiore di arcate mostruose. La loro identità con l'ambiente dei sogni del mondo antidiluviano era tale che per la prima volta tremai da capo a piedi, no? Cioè,
improvvisamente si rende conto che sta vedendo dal vivo quello che prima vedeva in sogno. Uguale, identico, no? Solo è enormemente più invecchiato. E questo appunto per, diciamo, per aumentare, cioè questa scena è proprio lì per aumentare il senso di sconcerto. Perché un conto è immaginare, cioè vivere nella vita un evento che prima hai già sognato, o un luogo che prima hai già sognato, no? E già questo ti lascia dello sconcerto. Ma cosa succede quando vedi un luogo irreale, spaventoso, che hai già visto in sogno nello stesso identico modo? No, e così spaventoso e irreale da dire: no, non può essere vero, non lo vedrò mai. E poi invece ci trovi in mezzo. In alto, dietro di me, solo un debole chiarore ricordava il mondo esterno distante, rischiarato dalla luna. Un vago residuo di cautela mi avvertì che non avrei dovuto perderlo di vista, perché era la mia sola guida per il ritorno. Avanzai verso il muro di sinistra, dove le tracce delle sculture erano più evidenti. Il suolo ingombro di detriti non era più facile da attraversare che il cumulo alle mie spalle, ma nonostante tutto riuscii ad andare avanti. A un certo punto sollevai alcune pietre e scacciai le rovine per vedere come era fatto il pavimento, rabbrividendo alla completa e inevitabile familiarità dei grandi ottagoni di pietra dalla superficie in castro che ancora teneva. Arrivato a una distanza conveniente dal muro, proiettai il raggio della torcia lentamente con attenzione sui resti delle sculture. Sembrava che l'arenaria avesse subito l'influsso di un'antichissima erosione, e del resto c'erano strane incrostazioni che non riuscii a spiegare. In alcuni punti la struttura era sconnessa o distorta, e mi domandai per quanti milioni di anni quell'edificio nascosto e primitivo avesse conservato una parvenza di integrità fra i cataclismi della Terra. Ma furono i rilievi a eccitarmi moltissimo. Nonostante la rovina causata dal tempo, era abbastanza facile seguirne i contorni da vicino e la completa, intima familiarità dei particolari sconvolse la mia immaginazione. Che i maggiori attributi di quel labirinto mi fossero familiari non era al di là di ogni spiegazione. Tramandati dagli artefici dei miti, avevano impregnato di sé un corpus di credenze occulte che in qualche modo era venuto a mia conoscenza durante il periodo dell'amnesia, evocando dal mio inconscio immagini di grande vividezza. Ma come spiegare la minuta corrispondenza di ogni linea, di ogni spirale, di quelle strane decorazioni con ciò che sognavo da più di 20 anni? Quale oscura, dimenticata iconografia poteva aver riprodotto fin nelle più piccole ombre e sfumature ciò che esattamente, invariabilmente, occupava le mie visioni una notte dopo l'altra? Sente che cede definitivamente il suo impianto razionalista, no? Cioè, in cui riusciva ancora a credere che fosse stata una costruzione mentale basandosi su leggende che aveva letto o sentito. Ma adesso vede i bassorilievi delle pareti che corrispondono esattamente artisticamente, stilisticamente, ai suoi sogni, cioè li vede esattamente come li ha visti in sogno. E quindi non può più credere che sia una sua costruzione mentale, perché ce l'ha lì, di fronte agli occhi. Perché non si trattava né di un caso né di una vaga rassomiglianza. In modo netto e risolutivo, il corridoio preistorico in cui mi trovavo era l'originale di qualcosa che i sogni mi avevano reso familiari, quanto la casa di Crane Street ad Arkham. Vero, i sogni mostravano il luogo all'epoca del suo splendore, ma tenuto conto di questo, l'identità non era meno reale. Sapevo orientarmi alla perfezione, era mostruoso. No, cioè, il fatto stesso di sapere già tutto, questa anamnesi, no, che lo guida nel labirinto, questa consapevolezza suprema è proprio per lui il massimo dell'orrore, no? Il fatto di aver già dentro quel mondo pauroso che sta scoprendo, no? Che sentire che fa già parte della sua anima e che quindi lui è ancora un mostro.
perché è ancora dentro la sua anima la mostruosità della vicenda. E qui devo chiudere. Arrivederci.